incontro che rappresenta un'occasione per gli auguri di Natale, delle feste. Sì, per me ormai è diventato consuetudine. A Natale ritrovarmi insieme alla mia comunità, al mio partito, agli amici più intimi, è un fatto assolutamente ormai storico, diciamo. Natale è un momento particolare, io sono un cattolico, sono un credente e quindi per me è una festa in cui bisogna davvero stare insieme, fare comunità, riflettere, ragionare, e mi piace fare questo condividendolo con le persone a me più vicine, le persone con cui ho rapporti diretti, anche gli amici che magari tu nel corso della tua attività politica magari vedi di meno, e quindi è quel momento che ti serve per rivederci tutti insieme e fare in modo che si possano scambiare gli auguri del Santo Natale con tutta la mia comunità politica e anche partitica. Ecco, fine anno è sempre il momento di bilancio. Parliamo di pesca, di agricoltura, diciamo che quest'anno ha tante cose, tanta carne al fuoco, ecco, ma tanto anche pesce, perché insomma poi alla fine anche sulla pesca ci sono stati anche risvolti positivi da Bruxelles, ovviamente con un'interlocuzione attraverso anche il sottosegretario Battistoni, quindi ci sono delle buone speranze. Sì, sto arrivando da Roma, nella mattinata ho incontrato proprio il sottosegretario Battistoni per fare il punto rispetto alla questione della scorsa settimana a Bruxelles, rispetto ai giorni di pesca aggiuntivi per il fermo tecnico e quindi che avrebbero comportato una riduzione delle giornate lavorative. Questo è stato fortunatamente un pericolo scampato, sarebbe stato la fine della pesca italiana. C'è una sinergia politico-istituzionale col governo nazionale davvero importante, che sta consentendo di ottenere risultati straordinari. È evidente però che bisogna rimanere vigili, attenti e con molta competenza seguire l'evoluzione a Bruxelles per evitare che possa uscire qualche provvedimento che ci possa mettere davvero in difficoltà. Dopodiché in CPA con la Commissione Politica Agricola, quindi insieme a tutti i miei colleghi assessori regionali e il Ministro Padorella, abbiamo parlato della nuova PAC per cercare di appunto individuare le somme che servono per portare avanti quelle misure per rilanciare davvero definitivamente un comparto vitale qual è appunto l'agricoltura. Ci avviamo a fine anno, tempo di bilanci, è un fatto sintomatico, non è che il primo gennaio diciamo cambi qualche cosa sul piano pratico, ma sotto l'aspetto diciamo emotivo, anche se volete, vogliamo davvero mettere un punto per ripartire, perché è stato un anno comunque importante, perché sono arrivato al governo della regione siciliana, guido un importantissimo e fondamentale assessorato, quello appunto quello dell'agricoltura, che ha tre dipartimenti, l'agricoltura, le foreste e la pesca mediterranea, e quindi davvero un momento importante. Mi auguro che il 2022 possa essere foriero per tutti noi, diciamo, di momenti belli, e ognuno di noi possa realizzare i propri sogni, le proprie aspettative, e per quanto mi riguarda continuare a lavorare sempre per difendere il mio territorio, le mie comunità e la Sicilia tutta.